Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Lumberjack Dynasty, cioè la dinastia del taglialegna, del tagliaboschi, la dinastia di tutti noi praticamente, che come al solito mi supportate. Io sono Amorrouge appunto, che vi dà il benvenuto in questo nuovissimo video. Mi raccomando amici, se volete farlo continuare lasciate un bel mi piace importantissimo per farmi capire a me che volete continuare questa spettacolare serie che stiamo portando. Poi un commento, soliti commenti, mi raccomando che vanno benissimo, io poi li metto in pratica. Condivisioni, lo sapete benissimo. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella per non perdere neanche una notifica, notifiche che non vi perderete neanche se vi iscrivete al gruppo Telegram che è gratuito. Link in descrizione, come in descrizione. Descrizione c'è scritto altro, mostaltro, la premete con tutti i link. Link anche della pagina Instagram, link della pagina Facebook e anche della playlist di questa fantastica serie. Fantastica serie. E noi siamo qua. Allora, ho giocato un bel po' off camera, tant'è che mi è servito un po' di tempo, ma vi faccio notare subito una cosa importantissima. Guardate, Allison al cuoricino. Andiamo da Hello. Allison e I parliamogli. missed you, dear. Questa è la prima cosa. Signora, lascia che te lo dica. Sei davvero bellissimo oggi. Poi abbiamo passato così tanto insieme e stavo pensando, voglio dire. We've spent so much time together, and I was thinking, Ti amo I mean, così tanto, mi I vuoi love you sposare so così much. secco, così senza Will essere you marry uscito me? manco una Yes, volta? of Sì, ovviamente, course, tesoro, sono così darling, I'm felice. so happy. Great! Più tardi quella sera, amici, siamo partiti subito in bomba. In bomba siamo partiti. Siamo nella zona, tra l'altro, dove abbiamo la missione da procurare 100 mele, 100 uova e 100 latte. E anche lì ne dobbiamo parlare. Ma ora andiamo a vedere. Guardate il nostro personaggio. Eccezionale. Guardate lei che splendore con le damigelle. Guardate. Prete che sembra. C'è gli occhi azzurri, sembrava bianchi all'inizio. Ma vediamo un po'. Vediamo un po'. Non sto uscendo dalla telecamera, sto solo regolando un ventilatore per non morire di caldo, ma vediamo un attimo. Una voce dall'oltretomba, questo prete sembra. Ah, che bel matrimonio dove noi siamo andati là tutti i giorni a dirgli sei bella, sei bella, sei bella, sei bella, sei bella, sei bella. Non siamo usciti manco una volta con lei, ma gli abbiamo chiesto subito di sposarci. Potrebbe essere questa la tecnica da usare con le donne, amici. Io ve la sconsiglio, però sembrerebbe che funziona almeno qua. Grandi applausi. Eccoli qua, i nostri eroi. Eccoli qui. E cioè, siamo partiti a bomba in questa puntata, è subito, matrimonio subito. Cosa cambia? Adesso lo scopriremo. Si va anche alla sera qua, eh. Attenzione. Il lancio del bouquet. Tutti ballano, senza musica tra l'altro, ma va bene. Balli orribili, con movenze scandalose. Guardate lei e lui col ballo. Ma che cacchio di ballo è questo qua? Cos'è? Vabbè. Mi è piaciuto così. Qua le statuine fatte bruttissime, in una maniera veramente brutta. Però è la festa del matrimonio. Teniamocelo. Ora andiamo a vedere che cosa succede. Ma che cavolo succede, Aman, adesso? Qualcosa succede. Le tue mucche hanno bisogno di mungitura. Non è questa informazione, ma l'informazione è che, cioè, lei ha letto. Congratulazioni, sei sposato. Assicurati di prenderti ben cura di tua moglie. Ti supporterà. Ti suopporterà. Quindi non si sa se supporterà o sopporterà. Probabilmente tutte e due. Tua moglie ti aiuterà a prenderti cura della fattoria e cucinerà anche prelibatezze col cibo che le porti. Ora, il cibo dobbiamo darglielo a lei oppure nella dispensa, come spero che sia? Non lo so. Lo scopriremo. Diciamo che. E iniziamo a parlare anche delle missioni che abbiamo in ballo, perché abbiamo due missioni attive, compagni in affari, che è quella dove dobbiamo pagare lo zio, e il cuoco dei cuochi. Camilla ha bisogno di 100 mele, del latte e delle uova, cioè 100 di tutto, è la missione che vedete qua, dove lì dove, in alto a destra sostanzialmente. Allora, iniziamo a dare da mangiare a lui, Carezza, che non vuole da mangiare, ma che ore sono? La mattina. Tifone, Typhoon, hai bisogno di mangiare te. Innanzitutto mi metto con degli abiti da lavoro, adesso questi qua non ci serve.
Però vi voglio dire un bel po' di cosucce molto interessanti. Oh, adesso andiamo veloce a bestia. Allora, innanzitutto tifone. Nutre tifone. Ok. Ecco che si è alzata lei. Parla Hello. con Alison, I vediamo was un just attimo. thinking about Sto you. giusto pensando a te. Come fai a sembrare così bella tutto How do il you look tempo? so beautiful Diciamoglielo lo all the stesso. time? Thanks. You are not that bad Credo che qua yourself. bisognerà continuare questa roba qua. Gliel'abbiamo Hello? fregata al I tizio là, missed tra you, dear. l'altro, perché probabilmente era la sua moglie o qualcosa del genere. C'è qualcosa di cui ho bisogno, tesoro? Qualche no. Is there anything you need, darling? I need you, Ho dear. bisogno di te, That's tesoro. all Di I need. tutto, è tutto ciò che ho bisogno. Però, Any new chiediamo se c'è rumors qualche flying voce around? I left nuova. here expecting some new Sto aspettando chainsaws le delivered cose to di the alcune store nuove soon. motoseghe nei A lot of negozi. folks around here could use those beauties, that's for Nuove sure. motoseghe, questo è molto importante, ci potrebbero essere See you utili. later. Va bene, ci vediamo dopo. Vi stavo dicendo, intanto che vado qua a recuperare delle cose, io sinceramente lei non so cosa faccia. Non so se farà qualcosa in fattoria, io spero che faccia qualcosa, magari raccogliere uova, mungere, sarebbe lavori ideali per una partner per aiutarci nel gioco, però non lo so. Però ho giocato off camera. E come vedete, al netto adesso che il latte ne abbiamo recuperato 5 e adesso le uova ne recupereremo, ma questo non ci interessa. E mi direte, Yamon, ma dove sono finite le mele, latte che avevi preso? Le ho messe nella dispensa, col rischio che i topi se le mangiano, ma mangino. Ma non è così perché abbiamo il nostro Typhoon, il nostro tifone, il gatto tifone, che dovrebbe salvare dai topi la nostra dispensa, spero. Che rumore era questo qua? Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Uova che prendiamo e qua vengono buttate delle uova qua perché le galline sono probabilmente di più dei cosi lì. Ma va bene. Ora, in realtà le cose ce le ho. Come vi ho detto, ce le ho nella dispensa. Andiamo nella dispensa ed eccole qua. Abbiamo tutto il latte, tutte le uova che servono. Adesso scarico anche queste. E ovviamente anche tutto il resto. Quindi il problema sono le mele. Le mele mi avete detto che purtroppo c'è solo una cosa che fa le mele. Che cosa? I nostri alberi. Quelli che abbiamo qua e là. Il problema, ce l'abbiamo in tre parti, eh. Il problema è che non stanno cacciando fuori mele. Ci mettono tantissimo a cacciare fuori mele. Quindi l'ideale, intanto controllo comunque tutte le cose. L'ideale comunque era tenere le mele, molte le abbiamo vendute, abbiamo fatto tipo la marmellata, qualcosa del genere, però era meglio tenerle e in effetti è un bel problema adesso perché mele qua non ne abbiamo e dobbiamo aspettare che crescano, cosa che non è scontata. Intanto vedete che i fiori sono venuti fuori. Ora, una cosa che vorrei fare... È uscito... Prendi miele, no? Una cosa che vorrei fare è tirare su un fiore per vedere cosa succede. Lo tira su e ne devo piantare altro? Mi dà qualcosa? Non lo so, vediamo. Qua non ci sono mele. Le pecore, non gli sta ricrescendo la lana. Non ho idea di quanto tempo ci voglia, ma lo capiremo. Ma adesso andiamo nella serra, perché nella serra possiamo raccogliere. Prima di tutto vorrei raccogliere un girasole. Per capire... Ah, ci tira su tutto. E ci dà il girasole. I girasoli non sono il regalo ideale per una signora, ma sono bellissimi. E dovrebbero vendere comunque. Ok, possiamo venderli. Tanta roba. Tanta roba. Poi vedete che ho preso anche delle erbe. Quindi possiamo vendere i nostri girasoli. Questo qua, sblocchiamola. Così possiamo venderlo. Questo qua l'abbiamo già sbloccato. Anche questi due qua possiamo venderli. Questi qua lo mettiamo nel fienile. Ok, che ho fatto un po' di missioni e me li sono raccolti. Metti. Posta. È già pieno il fienile. Mi sa che è già pieno, non ne mette altro. 9.998,99%. Va bene. Ora andiamo alla serra. Perché la serra ha dato i suoi frutti. Abbiamo. Pomodori, pomodori, qua ho rimesso la pianta, pomodori, qua no, qua non è ancora cresciuta, andiamo a vedere qua, qua niente, sono i meloni, niente, qua abbiamo pomodori, ancora niente, qua meloni, ancora niente,
Qua ancora niente. Qua sì, zucchine, 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 zucchine e zucchine. Ora qui cosa abbiamo? Cibo fresco, gustoso ma con poco valore. Possiamo cucinarle. Non so se lo farà lei, adesso lo capiamo. Allora io direi di mettere pomodori sicuramente perché è una cosa che non si trova. Quindi mettiamo i pomodori e mettiamo zucchine. Continuiamo lì, usiamo pomodori e zucchine. Zucchine. E qua ho tanti semi perché ho fatto le missioni, altrimenti non ci avrei una ceppa. Qua facciamo andare un po', vedete che ho 10.000 perché ho venduto anche la legna. E adesso andiamo sul ragionamento. Allora, le mele noi non le abbiamo, ok? Nel senso non ne abbiamo 100, però ce ne servono 100 per fare quella missione, quindi bisogna aspettare che arrivino. In giro non si trovano. Ho già guardato i negozianti così, non si trova una ceppa. Quindi mele non sembrano essere, non si trovano, non lo so. Non so se c'è un altro bosco con delle mele. Io non ne ho visti, anche se mi ricordo di aver visto qualcosa del genere. Però non ne ho visti. Quindi a questo Hello. punto, cosa Hi, succede? honey. Ok, qua lei Gotta non go. cucina una mazza. Non so se a questo punto non darglielo a lei, cucinare io e venderlo. Sinceramente non lo so. Quello che dobbiamo fare. Non abbiamo abbastanza pozioni, che ho venduto anche quelle comunque. Quello che possiamo e dobbiamo fare sicuramente è l'altra missione, cioè iniziare a pagare lo zio. Molto importante, dobbiamo usare questo tempo per fare tanti soldi e pagare lo zio. Come lo paghiamo lo zio, ovviamente adesso io lascio un po' di, non ne sposto tutte le uova, ne lascio un po'. Anche il latte 105 ne prendiamo, direi 5. Mele non le tocchiamo, questi non li tocchiamo, spero che non li tocchi neanche lei, perché sennò fa un casino. Ah, qua dovremmo avere anche i semi, tra l'altro. Se non erro, qua abbiamo i semi, sì, infatti. Allora, prendiamo questi qua di calendula. Uno credo che basti, da mettere là dove l'abbiamo prelevato. Capiamo quanto ci vende i girasoli. Anzi, in realtà sapete cosa faccio? Io tiro su tutto e ripianto. Perché se i fiori ci danno qualcosa, comunque è un'entrata. E vi spiego perché. Facendo la missione dello zio, noi dobbiamo vendere. Il problema qual è? È che non abbiamo il camion col pianale per vendere i bancali. E adesso vi spiego anche sta cosa. Quindi ho venduto tronchi. Ma i tronchi danno meno dei bancali probabilmente. Questo vi dico probabilmente perché non ne sono sicuro. Ma capiremo anche questo. Tra nell'inventario spostiamone altri di questi. Ok, stiamo ben sicuri. I germogli, non, secondo me, non si possono piantare. C'è bisogno della macchina apposta. Credo. Non so se l'hanno già messa, ma dovrebbero metterla. E forse l'hanno già messa, non ne ho idea. Ah, questi lo sostituisce. Schifezza. Schifezza. Cioè, se non prendi bene il ritaglio, li sostituisce. Bella schifezza, complimenti. Perché poi non è mai preciso questo coso qua. Bisogna stare veramente molto attenti. Ok, prendiamo anche gli altri. Usa il delfino. Delfino. Un mammifero dell'oceano, lo usiamo per piantare i fiori. Sarà un altro delfino, ma comunque va bene. Qua stanno ancora facendo, va bene. Ok, così. Quindi adesso capiamo anche i fiori a quanto li vendiamo. Andiamo anche a cucinare. E quindi ci serve, come vi dicevo, il camion che trasporta i bancali. Però costa 12.000. Anche qua vi do un consiglio. Quando andate a vendere le cose sicuramente, a comprare lo proveremo in questa puntata sicuramente. Guardate, sembrava morto il nostro amico Fido. Mettetevi sempre sull'abito elegante. Questo, perché a parte che c'è scritto rendita nelle vendite, non so negli acquisti, ma con l'abito elegante, amici, prendete un bonus mica da ridere quando vendete. Cioè, tipo i tronchi da 900 che li vendevo, ho fatto una prova così, così 1250.
Quindi vendeteli sempre vestiti con eleganti. Ora, cosa cuciniamo? Sicuramente queste casseruole, direi assolutissimamente. Questo, così le vendiamo tutti. A botta subito vendiamo tutta sta roba. Molto bene. Possiamo fare altro? Sì, questo, direi di farlo. Vai. Assolutissimamente. Poi vediamo se possiamo fare altro. Non credo. Immagino di no. Sì, un pancake di miele. E poi vediamo un attimo se possiamo fare altro. Io non so se lei cucina qualcosa, ci dà qualcosa, era inteso così, non ho idea. Queste ce le teniamo. Ricette uniche, pozione di erba, non possiamo fare niente. Direi che adesso possiamo andare a vendere. E poi in questo gioco succedono anche cose belle. Quali sono le cose belle? Queste. Guardate l'interno! Va tutto buggato, mamma mia, è tutto buggato. Vabbè, già che siamo qua e siamo vestiti da schifo, veramente da schifo, io direi di fare un piccolo test. Allora, questo è il camion che ci interessa. Tra l'altro, ho visto anche che vendono questo. Non so se c'è qua. No, qua non c'è. Vabbè, innanzitutto c'è la macchina, la Roadster, che ci costerebbe 230.000 o 115.000 e 230.000. Questa viaggia un sacco. Guardate qua che mezzo. Il buggy. Il buggy potremmo prenderlo. Il buggy potremmo prenderlo. Questo ci permetterebbe di andare velocissimo e soprattutto non di usare la strada. Poi c'è anche questo. Guardate. 6.000 e 12.000. Potremmo comprare anche questo. Cioè, vedete che i soldi li possiamo usare per comprare. Quello che però adesso ci interessa è questo. Questo qua per vendere i bancali. Poi il discorso bancario lo facciamo 12.000 più 24.000. Se ci vestiamo eleganti, quanto ci dà? Questo è un bel problema. Proviamo a catapultarci qua, se riesco, o qua. Ok, nel muletto. Usciamo, ci vestiamo bene, torniamo là e vediamo se richiede comunque 12.000. I 12.000 li possiamo fare in modo diverso, vendendo lì quelle strafatte di assi. E questo cibo qua, forse abbiamo i soldi per comprarci la roba. Io dico forse, ma ci spero. Allora, vestiamoci un attimo che facciamo questo test importantissimo. Probabilmente negli acquisti non cambia niente, ma nelle vendite vi assicuro che vi cambia la vita. Perché venderà di più è tanta roba. Bello. Si è totalmente buggato il gioco. Adesso lo riavvio per sicurezza. Comunque non cambia niente, 12.000 ci serve, ci servono 12.000 fottuti euro e i punti social che però abbiamo. E allora carichiamo qua tutto di tronchi, andiamo a venderli nel mentre ci fermiamo ai negozietti a vendere il resto della roba, così vi faccio vedere cosa cambia nella vendita. Allora via questo, via questo. Dobbiamo cercare di caricarne il più possibile. Via questo. Via questo. Dobbiamo cercare di fare almeno 1.000, direi. Secondo me con 1.000 riusciamo a fare tanto. Tanto comunque abbastanza. Vediamo un po' se... No, non mi fa prendere quello. Vabbè, prendiamo questo. Me li fai prendere? Sì. Sì, molto bene. Ah, questo cade. Questo cade, purtroppo cade. Forse qua no. No, cade. Sai che siamo arrivati al massimo perché dipende da quant'è il trucco. No, forse lì no. Ok, se mi fai mettere anche qua, grazie. Non so se quello cade. Questo non ci starà mai. Provo lo stesso, ma non ci starà mai. E questo cavolo che riesco a prenderlo, cavolo faccio a prendere quello lì? È troppo in là. Mettermi proprio contro forse e non lo prende, è troppo in là, è troppo in là, non lo prende, è troppo in là, che cavolo, troppo in là, non lo prende, cavolo. Allora lì perché uno in più ci starebbe, ma è che cavolo, non riesco a prenderlo. Proviamo a girare al contrario il trattore. Proviamo di tutte. Perché uno in più sull'argano ci sta. Quindi
Sarebbe un'ottima cosa. Il problema è che se non lo prendo rimarrà lì a vita. Vai. Oh, non arriva lì. C'è poco da fare. Attenzione, sì, l'ha preso, ok. Molto bene, lo carichiamo così e via. Alla vendita, che sappiamo essere qua. Iniziamo a vendere questo e vi faccio vedere cosa vuol dire vendere così o vestiti eleganti. Quanto cambia, state molto attenti. Eccoci nella zona vendita, ci vuole un botto questo trattore. Anche il trattore sarebbe da comprare uno nuovo. In realtà sarebbe da comprare tutto nuovo. Tutto, 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 perché non abbiamo un mezzo che funziona come deve. Forse l'unico è il muletto, che non credo che se lo cambiamo cambi qualcosa. Forse. Magari quello nuovo al traslatore, tutte le altre cose, questo no, non lo so. Comunque, siamo qua nel negozio di assi. Se premiamo invio, guardate, vendiamo per 792. Andiamo a cambiarci di abito. Andiamo qua, così. Usciamo, ci cambiamo di abito. Oh là, vai. Qua, cambiamoci di abito. 792, vediamo quanto cambia. Molto importante questo. Andiamo qui, torniamo qua. Invio 1056, capite che è importantissimo. Ora abbiamo 11.618. Stessa cosa vale per il cibo. Quindi adesso nel tornare indietro mi fermerò nella zona del un negozio a caso e venderò tutto quello che possiamo vendere, così da recuperare dei dindini. Molto importante, così arriviamo a 12.000 e vado a comprare subito quel mezzo lì che ci serve. Poi andiamo nella zona bancale, che vi faccio vedere una cosa, una particolarità, perché il gioco da quando è uscito ad adesso, essendo che è stato aggiornato, sono cambiate anche alcune cose e quindi alcune meccaniche bisogna ragionarle in maniera diversa. Questo è il nostro solito negozietto di fiducia. Siamo già vestiti eleganti, non vi faccio il giochino di prima, ma avete capito, no? Vendere vestiti eleganti o comunque con questo vestito dà un notevole bonus. Parla con Jack. Ok, cosa vendi? Ah no, non è cosa vendi, è cosa hai qui nel tuo negozio. Allora, mele, vedete che lui non le vende, ma comunque nessuno vende mele. Fantomatiche motoseghe 9,9. Però queste le ho vendute io, guardate. Le ho vendute 200 l'uno. E anche questo. Quindi, possiamo vendergli tutti questi. Tanti soldi, guardate. Tutti questi, già abbiamo i soldi. Vendiamo questo. Vendiamo questo. Tutto molto bene. Poi gli vendiamo questo, che tanto abbiamo già sfruttato. Questo. Il fiore qua, 8,80, non dà tanto. I fiori danno una miseria. Potremmo vendergli anche questa a 10 euro, ma ce lo teniamo, è meglio. E queste qua sono le erbe medicinali. Però abbiamo fatto 12.848. Non male. Non male per nulla. Ora, a questo punto, cosa andiamo a fare? Vado a prendere il nostro bel furgone. Mi dirigo a prendere il mezzo. Lo compriamo, è il primo mezzo che compriamo in questa puntata, siamo sposati e comprato un mezzo. E a quel punto abbiamo la possibilità in più di vendere i bancali, i pallet di bancali che abbiamo fatto con le assi. E perché voglio vendere quelli? Innanzitutto perché dovrebbero dare più soldi, in teoria, almeno da quello che si evince. E soprattutto abbiamo un mezzo più veloce per consegnarli. E poi le assi... Le assi che abbiamo fatto lì si seccano molto velocemente, cioè l'essiccatrice che una volta serviva per essiccare in maniera veloce come lo è adesso, ma aveva proprio la funzione di essiccare e stop, adesso in realtà quei posti da essiccare potrebbero non servirci, cioè ci servono per essiccare velocemente, ma se noi abbiamo una produzione di legno a continua, quindi taglio alberi, faccio, fammi le assi, le sposto in una zona chiusa, devo passare anche di là, le sposto in una zona chiusa, eccetera, eccetera, che cosa succede? Che loro tenderanno a seccarsi. Più assi abbiamo in questa condizione, man mano nei giorni si seccheranno. E quindi ci ritroveremo ad andare tutti i giorni a vendere a un certo punto, facendo dei bei dindini, perché alla fine qua
casse di assi da pino, cioè le vendono a tanto. Cioè dovrebbero, vedete il tronco di legno, 60 euro al pezzo, mentre le casse di pino, di quercio, di betullo e di abete rosso danno molto di più. Quindi con un viaggio, in teoria, dovremmo fare molti più soldi. Di cavoli. Ora, il tizio che c'è qua, tra l'altro, è solo perché gli abbiamo fregato la tipa. Ah, amico. Ah, sì, sì, amico. Ah, sì, sì. Allora, lasciamo qua. C'è solo quel mezzo lì e possiamo prendere solo quello. E io direi lo andiamo a comprare. Eccolo qua. Spendiamo tutti i soldi, ma abbiamo il nostro mezzo, che è identico a quello che ci dava il tizio là, nuovo, di pacca. E ora proviamo veramente ad andare, prendendo la scorciatoia, tra l'altro, che è questa, proviamo veramente ad andare a caricare e a capire come. Perché? Perché, vi ho detto, questa idea qua, nel mettere in essiccare si perde veramente tanto tempo. Muletto, porto su, muletto, porto su, muletto, porto su, muletto, porto su, chiudo, aspetto, muletto, porto su. Nel mentre faccio quel lavoro lì, faccio veramente prima a essiccare magari assi più pregiate, quercia, eccetera, eccetera. E quelle di pino, lasciarle fuori, a seccarsi. Quando ne abbiamo tante, vendiamo. Perché adesso vi farò vedere quante assi abbiamo. E sono veramente tante, cioè veramente tante. Secondo me, vendendo tutte le assi facciamo ben più di 12.000, quindi rientriamo quasi subito nella spesa. E poi tutto quello, il resto, va, serve per pagare. Guardate qua, allora vi faccio vedere, giusto per farvi vedere, guardate qua, abbiamo delle assi che ho appena messo, hanno già 72, vedete, umidità 55, 74. Qua non le ho neanche tolte, qua non le ho neanche tolte. Perché a parte che sono quelle bianche che vendiamo, alcune sono di abete rosso, non di pino, che vendiamo. Dobbiamo vendere queste. Queste qua, guardate, che sono sotto qua, sono già 70. Vuol dire che tra un po' sono secche. Queste qua sono già secche. Guardate quante sono. Sono due di qua e tutte queste qua. Ma noi possiamo andare qua. Qua ci sono quelle secche di pino che ci teniamo per le costruzioni. Qua metto tutte quelle per le costruzioni di pino, tutte bene messe bene, e quando ci servono le preleviamo, ce le abbiamo già pronte. Qua si stanno già seccando anche queste. Qua si stanno già seccando anche queste. Si sta già seccando tutto, quindi una volta che adesso ho il camion qua, io vendo quelle già secche lì e queste qua, svuoto tutto, inizio a produrre altre assi e nel mentre le metto qua a seccare, quelle più pregiate, le altre tutte fuori. E tra 5-6 giorni inizieremo a avere già le assi secche da vendere e così via, riparte il meccanismo. Certo, questo meccanismo ha bisogno di una cosa per funzionare. Adesso io non so se possiamo caricare direttamente così, forse ho già fatto la prova. Il meccanismo deve avere sempre tronchi. Molti tronchi li abbiamo già tagliati, molti li dobbiamo tagliare, alcuni dovremo assolutissimamente, sì, possiamo caricarli già così, che è una comodità estrema. Senza il muletto ci impieghiamo veramente poco. E questo ci permette, che cosa? Che dobbiamo sicuramente comprare altri terreni, perché piante non possiamo ancora piantarle, o per meglio dire, credo che non possiamo. Credo che dobbiamo sbloccare qualche abilità. Ora qua si è incartato un attimo, ma comunque va bene. Vabbè, amico, mettimelo un attimo provvisoriamente qua. Ne dai un altro, sì, mettimelo qua provvisoriamente. Beh, vedete, ho già fatto un viaggio. Pronto già altri viaggi, pronti altri viaggi anche qua. E qua vendiamo e recuperiamo cash. Va bene amici, questo era per dirvelo, quindi off camera c'è tanto lavoro da fare in questo gioco, lo farò, venderò, produrrò altri assi, magari comprerò un altro terreno e nel mentre faremo i soldi e nel mentre aspetteremo anche le mele, quindi mele che arrivano, una cinquantina che ci servono e in più debito che deve sparire per portare avanti quella missione lì, perché poi mi avete detto che la missione dello zio da pagare è indispensabile farla perché altrimenti non si sbloccano delle altre. Quindi bisogna stare sul pezzo. Cioè andare via senza aver venduto almeno delle assi non stava bene. Certo che c'è da dire che questo mezzo qua mette veramente un attimo ad arrivare. Cioè il trattore va a 20 all'ora. Questo guardate a 60 all'ora
ci permette di veramente di andare veloci, veloci e bene. Vendiamo 1728 euro con 6. Sto facendo 4, ma in realtà è 6. Con 6, 6, 6. Quindi facciamo tanti soldi. Devono essere seccate per venderle bene, ma vuol dire sostanzialmente che andare a vendere 10 volte quelle cose lì, ci facciamo 14.000, 100 volte 140.000, più o meno, considerando anche il resto, altri lavori, altre cose da fare. Quindi bisogna giocarci parecchio off camera, ma darà dei risultati. Amici, per questa volta è veramente tutto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, questo gioco da pazzi. Un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Perché è una serie fantastica. Da Amoruso è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.